Ciao a tutti, oggi voglio registrare un video in cui vi parlo delle fragranze che ho acquistato finora. È un video che ho voluto fare anche per incoraggiare gli altri a farlo, perché quando noi compriamo qualsiasi ingrediente, però in particolare le fragranze, le compriamo online perché è difficile trovare un rivenditore che costi anche poco e poterla appunto annusare personalmente. Lo scambio di informazioni fatto in questo modo può essere utile. Allora, iniziando da Vernile, vi posso dire che allora io ho, iniziando dagli oli essenziali, io ho acquistato la lavanda, il tea tree oil. E devo dire che entrambi sono molto buoni, sono molto forti. La lavanda comunque ne bastano sempre un paio di gocce, massimo tre, si sente tanto. Lo stesso vale per il tea tree oil. Sono comunque ottimi e non hanno bisogno di altre informazioni, insomma. Per quanto riguarda le fragranze, io ho acquistato la vaniglia, che è stata la prima fragranza che ho acquistato. Vaniglia, purtroppo a me non piace. Non piace perché è troppo forte, mi dà un po' di nausea, insomma. Diciamo che in linea di massima comunque ne bastano pochissime gocce. Per quanto riguarda la cioccolata calda, allora, io non sono molto amante dei liquori, lì per lì mi veniva in mente un caramello, poi facendola sentire a chi comunque ha assaggiato il Baileys, mi hanno riportato che praticamente è quello, è il classico Baileys, quindi si sente comunque una nota alcolica. È comunque buona, è un gusto gradevole, però se ci aspettiamo il profumo classico della cioccolata calda, intenso, no, non è proprio quello. Tra l'altro, io il primo ordine che feci della cioccolata, ordinai questa, mi mandarono la cioccolata in polvere, e quindi state anche attenti quando le ordinate perché ci sono anche quelle in polvere. E poi c'è la seta d'Oriente, l'ho voluta provare perché vidi un video di Carlita su un balsamo. Diciamo che è un odore gradevole, non è una fragranza che io ricomprerei, nel senso che mi piacerebbe magari vederla come una fragranza che io ho provato, mi è piaciuta, però non la ricomprerei, insomma, l'ho provata, andrei avanti provando altre fragranze, insomma, però pure questa non ce ne vogliono tantissime. Tra l'altro l'ho utilizzata anche per profumare alcune saponette. Ed è piaciuta anche quella, insomma, chi l'ho regalata è piaciuta, quindi questa è seta d'Oriente. Il borotalco, questo ovviamente l'ho acquistata per farci un deodorante, non l'ho ancora fatto, quindi non saprei, non l'ho ancora mai utilizzata, dovrei utilizzarla magari anche per qualche detergente, adesso non saprei, però diciamo che in linea di massima è proprio borotalco, quando si sente è lui, non, comunque sa di sapone, di pulito, quindi sicuramente non so la percentuale d'uso, quindi non so quanto sia forte o meno, però ricorda il borotalco. Il caffè espresso, questo l'ho presa per una mia amica che è fissata col caffè e mi ha chiesto di farle dei prodotti con la fragranza di caffè. È forte, si sente il caffè, si sente il chicco di caffè. Credo che questa funzioni molto nelle creme e credo che faticherà con i tensioattivi, perché comunque è un odore che rimane anche abbastanza delicato. Si sente che è caffè, però è delicato. Passiamo invece a Aromazon. Aromazon, io ho acquistato sia oli essenziali, estratti aromatici e fragranze. Allora, gli oli essenziali sono la menta, limone biologico e l'arancia.
Sono tutti e tre strepitosi. La menta ancora non mi è finita perché la uso poco. Invece questi due sono già al terzo acquisto e devo dire che sono ottimi. L'unica cosa, l'arancia, quando l'ho messa nella crema mani, tende ad abbassare un po' il pH, quindi bisogna stare attenti al pH quando si mettono. Però sono ottime, sanno proprio dei rispettivi. E soprattutto il limone è buonissimo, io lo metto dappertutto e funziona bene e sa proprio del limone appena raccolto. Poi ho acquistato degli estratti aromatici. Allora, gli estratti aromatici di Aromazon sono tanto carini, però secondo me sono una scelta poco economica perché quando io ho acquistato la pera, l'ananas e i frutti di bosco che mi sono terminati. Sono un po' infamelli perché sono ottimi, nel senso che qui si sente la pera, qui si sente l'ananas e si sentiva il frutto di bosco all'epoca, però ce ne vuole una quantità stratosferica per profumare qualsiasi cosa. Per quanto riguarda i detergenti, non vi dico, secondo me se ci butto la bottiglia intera, ancora non ci arrivo a profumarla. Per le creme ce ne vogliono nell'ordine di 30-40 gocce. Questi comunque sono 10 ml, quindi 30-40 gocce dovrebbe essere già 1 ml se non sbaglio. Quindi comunque non sono molto economici, ecco. Però si avvicinano molto perché chiaramente non contengono alcol e quindi è proprio l'odore al 100% in questo caso della frutta. Sono commestibili, ho letto su Aromazon, almeno per quanto riguarda l'ananas, ma credo anche la pera, quindi si possono utilizzare per il burro cacao, per i rossetti, per profumarli. Per quanto riguarda l'ananas, il burro cacao all'ananas sapeva un po' di acidulo, non ha preso bene, ma quello alla pera sapeva proprio di pera ed era strepitoso. Passiamo alle fragranze. Allora, questa è Acqua Zen, penso che ce l'abbiano un po' tutti, è la classica fragranza che si mette, che sa di pulito, ecco, fragranza di sapone, di fresco. Io a volte l'accoppio anche con l'olio essenziale di menta e di solito la metto nel dopobarba, perché comunque la vedo una fragranza che rimane anche abbastanza maschile. Funziona benissimo sia con i detergenti e sia con le creme. Fiori d'arancio. Fiori d'arancio è una delle ultime che ho acquistato. Riproduce esattamente il profumo che mi aspettavo. È un profumo molto forte. Io l'ho messo in un balsamo, appunto perché volevo che rimanesse il profumo nei capelli, ma credo che non abbia nessun problema nemmeno sia con i tensioattivi e sia con le creme. È molto dolce, quindi aspettatevi di metterne poca, insomma. Framboise Gourmet, questa sarebbe la fragranza di Lampone. Allora, le fragranze hanno una percentuale di alcol, quindi sicuramente non è come gli estratti aromatici che noi sentiamo direttamente il profumo del frutto in questo caso. Comunque, queste fragranze, ci metto anche la mora perché tanto è la stessa cosa, noi sentiremo comunque una nota aggressiva sotto, che è quella dell'alcol. Purtroppo è una cosa. Non so se è una cosa solo di Aromazon, poi magari proverò anche altri siti, Scent Passion, però è una cosa che ci teniamo così, lo sappiamo, è così. Io ho utilizzato Lampone in una crema che comunque la base della crema sotto me l'ha addolcito parecchio e invece la Mora l'ho utilizzata in un detergente che aveva il coco glucoside e glicerine oleate. E diciamo che era molto forte, quindi l'ho dovuta addolcire con un'altra fragranza che era un pochettino più dolce, un po' più dolce. Poi c'è Body Butter, che sarebbe la mandorla e vaniglia.
Io sto cercando disperatamente una fragranza che sappia di latte di mandorle, purtroppo non l'ho trovata in questo caso. Io appena l'ho odorata la prima volta ho sentito una mandorla amara con tanto ma tanto alcol sotto. Non mi è piaciuta. L'ho messa in una crema, ce l'ho, aspetterò di terminarla, però questa non sarà sicuramente una fragranza che io ricomprerò, sa di tutto e non sa di niente. È un odore, ecco, si sente proprio il tanto dolciastro, la mandorla amara e alcol, quindi comunque in ogni caso non la ricomprerei. Beauty Addict è una di quelle che costano un botto, costa 5 euro, sì, 5 euro, 4,99 o 3,99, comunque tantissimo. È la Nivea, quindi senza girarci troppo intorno, è la Nivea, è lei, quindi si mettono le sue gocce e sa di Nivea. Poi c'è Petali di Rosa. Questa l'ho strausata e sicuramente la ricomprerò, è una di quelle che costa di più, però è la rosa. La metto nei detergenti, la metto nelle creme del viso, la crema per il corpo, io la metto ovunque ed è molto apprezzata, chiaramente molto apprezzata, sa di rosa, rimane comunque delicata. Non ho altro da dire, nel senso fa la sua funzione e quindi verrà ricomprata. Baby Doll, si sente una nota dolciastra con qualcosa che ricorda il croccante dello zucchero, il bruciacchiato, il caramello, come vi posso dire. Però, se vi dovessi dire che ricorda quando io vado a prendere lo zucchero filato e sento l'odore dello zucchero filato, no. Comunque rimane una fragranza dolciastra, delicata, non l'ho mai utilizzata coi tensioattivi, potrebbe faticare questa coi tensioattivi, perché comunque non è una di quelle fragranze, io me ne accorgo perché quando la odoro. Non mi arriva il picco nel naso e quindi capisco che non è una fragranza fortissima ed è più adatta per le creme, però comunque in linea di massima più ne mettete e più alla fine odorerà tutto, quindi poi bisogna trovare anche la sinergia per cercare di trovare un equilibrio, perché comunque voi non lo state mettendo nell'acqua, lo state mettendo in una miscela, in questo caso nei detergenti di tensioattivi, e ci sono alcuni tensioattivi che puzzano da morire, quindi dovete trovare le sinergie tra questa e altre fragranze per cercare di mettere a tacere questi tensioattivi. Charlotte di Fragole, questa è l'ultima fragranza che ho, questa è un'altra fragranza che io ricomprerò, la uso di solito nel detergente, nel gel doccia e funziona benissimo, sa proprio di fragola, ecco più che fragola biscottata sa di fragola. Non sa di torta alla fragola, sa di fragola, non si sente l'alcol, è un'ottima fragranza. Non l'ho mai messa nella crema viso corpo perché comunque per le creme la fragola non è che mi fa tanto impazzire, però funziona benissimo con i tensioattivi. Allora, io per ora ho terminato le fragranze, spero che queste recensioni vi possano essere utili. Ovviamente le fragranze sono personali, sono gusti personali, quindi quello che piace a me magari non piace ad altri e viceversa, però in linea di massima la funzionalità all'interno dei detergenti, in particolare, ve l'ho spiegata. Spero di invogliare anche altri a fare questo tipo di video perché li ritrovo comunque e penso che siano abbastanza utili. E nulla, vi saluto e buona giornata.